Benny Bertiglia. Oddio. E eccoci qua con Giulia Costinetto. Questa sera abbiamo fatto un'eccezione, abbiamo premiato due giocatrici. Il premio è sempre lo stesso, ne consegniamo uno, l'altro vi verrà recapitato a casa. No, quindi tieni, abbiamo fatto un'eccezione insieme a Carmelo, okay. A Carmelo Cannata, a Peppe Cicala, e due battute. Benny, ti vediamo un po' zoppicante, quindi stoicamente sei rimasta in campo. Cosa è successo? No, l'oxos, niente, un fastidio. 12 vittorie consecutive, Giulia Costinetto. Quali sensazioni, si rivivono sensazioni vissute già qualche anno fa a Santa Teresa? Oddio Massimo, dipende. Dico, sensazioni sportive parlo. Sì, diciamo di sì, sicuramente questa stagione sta andando molto bene e dobbiamo comunque cercare di restare concentrate per non perdere, insomma, questa striscia molto positiva. Ecco, abbiamo visto l'asse Agostinetto Bertiglia fare faville questa sera. Hai visto? Galline vecchie fa buon brodo. È vecchia. E allora... È vero, non è vecchia. No, però dico ormai, è già la seconda stagione che siamo insieme, quindi poi vi siete ritrovate sicuramente, diciamo che al buio ormai vi capite. Ecco, questo Santa Teresa cosa può temere, secondo voi? Benny? La testa, come tutte le squadre, dobbiamo comunque rimanere concentrate e senza perdere mai la testa, appunto. Ecco, tu quando palleggi hai una quantità di soluzioni infinite, fra Benny, Rania, Marino, insomma, le due centrali, hai l'imbarazzo della scelta. In quel momento cosa pensi? Perché sicuramente la cosa più difficile in una squadra è entrare nella testa della palleggiatrice. Beh, che deve pensare... Non posso svelare i miei segreti, Massimo, mi dispiace. Però sicuramente dipende da molte cose, ecco. Sicuramente sono tutti attaccanti che possono fare male, quindi non è che devo escludere solo qualcuno. Che tu hai qualche secondo per pensarci e quindi decidere. Sicuramente è la cosa più difficile in quel momento. Sì, però bisogna avere molta mente fredda e avere sensazioni, e per adesso sta andando bene, quindi speriamo. Ecco, andiamo a una battuta in chiusura. Sicuramente Catania è stata forse l'avversario più ostico, Benny, fino a questo momento. Per come hanno affrontato la partita, al di là del roster iniziale, cioè non hanno mai mollato. No, non hanno mai mollato, e anche le loro ragazze sono molto giovani, soprattutto alcune, e comunque ci hanno affrontato con grinta. Chiudiamo, a chi dedichiamo queste 12 vittorie consecutive? Giulia Costinetto. Ma sicuramente a noi, perché comunque voglio dire, siamo sempre noi che veniamo in palestra, lavoriamo, soffriamo tantissimo il freddo, ci alleniamo tardi, quindi sicuramente a noi. Poi a tutti i fantastici Eagles che ci seguono sempre, ma anche a tutto il resto del pubblico che comunque viene al palazzetto, ci guarda in diretta, alle nostre famiglie che comunque ci sostengono sempre. Noi siamo comunque distanti e quindi non è facile, però a tutti, credo, a quelli che ci vogliono bene, chi ci vuole male no. Benny Bertiglia, tu a chi? Io uguale, a chi mi sopporta e supporta soprattutto in questi ultimi 2 anni, e ai miei che da lontano mi sopportano e supportano. Va bene, concludiamo, io vi consegno uno dei due guanciali, l'altro grazie. Vi sarà recapitato a grazie. Casa, vedremo. Grazie e speriamo di rivederci presto nuovamente qui con un altro premio.